Il 23 maggio è ricorso il 25esimo anniversario della strage di Capaci. A Trani, presso l'Istituto Superiore Moro, i magistrati tranesi hanno dialogato con gli studenti nel ricordo del giudice Falcone. I giovani e la droga è un rapporto molto complicato su cui bisogna vigilare costantemente e in un giorno come quello dedicato a Falcone e Borsellino è un impegno ancora maggiore. Sicuramente, perché queste manifestazioni in occasione di ricorrenze tragiche devono aiutare a riflettere, devono soprattutto dare il senso di una concretezza nel ricordo. E noi siamo impegnati non a celebrare dei santini, ma a trovare quello che è il loro insegnamento nella vita quotidiana di ogni giorno. È evidente che per i giovani il problema della droga, del consumo di sostanze stupefacenti, riguarda la ricerca del senso nelle cose. Allora, se si ha se si avverte la necessità di trovare il senso profondo delle cose, non si ha tempo, modo, occasione per poter compiere determinati gesti che sono autolesionisti e che in realtà servono unicamente a depauperare la personalità umana, e questo è esattamente il contrario rispetto a quello che indicavano questi nostri fratelli maggiori, questi esempi per lo Stato. Io penso che sia quindi importantissimo che i giovani prendano su di sé anche la responsabilità etica di contrastare tutti quei fenomeni criminali che si nascondono dietro pulsioni personali, stati emotivi, quale può essere anche quello connesso con il consumo della droga, ma che in realtà vanno ad accrescere sistemi criminali di assoluta pericolosità. Falcone diceva che solo la scuola, solo la cultura è in grado di arginare realmente la mafia. Oggi bisogna spiegarlo a questi ragazzi. Obiettivamente il collega Giovanni Falcone ci teneva moltissimo ad andare nelle scuole, a cercare di parlare con i ragazzi per spiegare loro quelli che sono i temi della legalità. Ed è importante, perché comunque si tratta delle generazioni del futuro a cui consegneremo poi un giorno questo paese, e quindi è fondamentale che loro si ispirino anche a modelli positivi. Dal suo osservatorio, che sicuramente è molto particolare, come la situazione non soltanto a Trani ma in tutto questo territorio del circondario di Trani sul consumo di stupefacenti? Sicuramente è un fenomeno che non conosce crisi ed è molto radicato. Poi questa è una realtà territoriale di grande transito, insomma, dove ci sono c'è tanto commercio, e accanto ai commerci leciti ci sono anche quelli illeciti. L'azione repressiva però è di contrasto delle forze dell'ordine, della magistratura e delle istituzioni tutte, produce frutti che sono sotto gli occhi di tutti.